Amici di Space Viola, eccoci qua, i top e i flop di Cremonese Fiorentina vinta 2-0 dalla Fiorentina. Una grande Fiorentina, una Fiorentina che fa una vittoria da grande squadra perché poteva essere una partita trappola e non lo è stato. Ovviamente seguite gli amici di Space Viola qua sotto tutti i loro link, seguite anche me, Andrea Marino, Mister Viola nei miei social, basta scrivere Mister Viola e c'è questa facciona qua. Banda alle ciance, non perderei troppo tempo, ragazzi, parliamo dei top e dei flop di questa Fiorentina contro la Cremonese. Partiamo dai flop, che poi flop, parliamoci chiaro, non sono floppissimi, però coloro che magari hanno fatto un capellino meno. Ci metto Venuti, subentrato da Dodò, perché neanche pochi secondi Okereke subito gli va via e mette un po' in difficoltà la Fiorentina. Poi comunque fa buona guardia, però subito questa cosina qua, quindi insomma un impatto non perfetto di Venuti, come lo stesso impatto l'ha avuto Nico Gonzalez. È entrato, ha avuto un po' di difficoltà, secondo me non raggiunge la sufficienza, però diciamo non vorrei troppo accanirmi su questo ragazzo che secondo me è molto stanco, sta tirando il fiato, però dovrà piano piano ritrovare la miglior condizione. Comunque non un impatto fantastagorico, non so se dici così, comunque non un impatto brillante. Gli altri flop, ragazzi, non ne ho, ve ne do solo due perché secondo me sono. Oddio, potrei metterci un pochino Biraghi, una sufficienza striminzita, perché comunque quando si arriva là, questa difficoltà un po'. Cioè, non è che abbia proprio il cross nel DNA, o meglio, dovrebbe avercelo, però ogni tanto fa sempre fatica a fare dei cross funzionali. Quindi, diciamo, questi tre, secondo me, sono un pochino quelli da sottolineare in rosso. I top, ragazzi, i top, adesso ve lo do. Insomma, ovviamente sono gli autori del gol, ma il terzo top lo voglio dare a Dodò. Eh sì, ragazzi, grandissima partita di Dodò. Metto Dodò, Cabral che fa il tap-in vincente, e ovviamente là in cima ci metto Mandragora che ieri ha fatto una grande partita, ragazzi. Ha fatto una grande partita di spessore. Si è preso un po' le chiavi di questo centrocampo della Fiorentina e sta crescendo sempre di più e se lo merita questo ragazzo. Quindi flop, per ripetervi, ragazzo, ci metterei Venuti e Gonzalez da subentrati e poi Biraghi perché comunque fatica a crossare. Per i top, invece, ovviamente gli autori dei gol, ovviamente più Dodò che ha fatto secondo me una grande prestazione in fase difensiva, con Cabral che segna il 2-0, tap-in vincente, sempre molto attivo nella manovra offensiva della Fiorentina, e poi questo grande Rolando Mandragora, ragazzi, che si prende tutto il centrocampo e lo fa suo. Come sempre, seguite gli amici di Space Viola. Noi ci vediamo in settimana prossima per i top e i flop. Speriamo solo top di Sivasspor Fiorentina, perché c'è da passare il turno in Conference League. Ciao, ragazzi, e forza Viola!